Nella vicenda Lehman Brothers stiamo intervenendo a favore dei nostri clienti, a tutela e difesa dei loro risparmi. 10 anni fa Ennio Doris annunciava che Mediolanum sarebbe stata concretamente vicina ai clienti nella crisi Lehman Brothers. Oggi continuiamo ad esservi vicini per dare più soluzioni per i vostri risparmi, gli investimenti, per scegliere il mutuo e per proteggere voi e la vostra famiglia. 10 anni fa come oggi, consulenti da sempre. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Bentrovati a una nuova puntata di Forbes Leader. Oggi scopriremo il numero di Forbes, il volume di Forbes numero 14. Per farlo abbiamo qui con noi il direttore di Forbes Magazine. Salve, Alessandro Rossi. E come vedete dalla foto che è apparsa alle nostre spalle, è un numero particolare perché si parla di investimenti, di finanza. Non a caso Ennio Doris di Mediolanum è l'unico billionaire italiano contenuto nella classifica di billionaire della finanza redatta da Forbes. Ma Alessandro, allora cosa troveremo in questo numero? Ma intanto hai detto bene, ma non hai detto tutto, nel senso è un numero dedicato agli investimenti e al denaro, ma così può sembrare, appunto, e quello magari emerge a una prima occhiata, però se quando sfoglieremo il numero, quando sfoglieremo, i nostri lettori sfoglieranno il numero, troveranno qualcosa di diverso dal semplice investimento, dal semplice parlare di denaro, come forse uno si potrebbe aspettare e che si fanno in tanti casi nei giornali specializzati, come appunto potrebbe anche essere il nostro, ma in realtà si parla, come dice il titolo, dei valori del denaro, cioè attorno al denaro, al farlo, difenderlo anche, investirlo, usarlo più che investirlo, usarlo, ecco, qui abbiamo costruito un percorso di una serie di esperienze che ci ha portato, ci sta portando a un racconto, ci porta a un racconto che è meno arido, e molto si scopre che dietro al denaro ci sono anche altri valori, appunto, che sono affini al denaro, ma che dimostrano che veramente il denaro non è tutto. Certo. Lo stesso Doris, tra l'altro, ci ha raccontato diversi aneddoti della sua vita che in qualche modo sono legati anche ai valori e non puramente all'investimento. Esatto, infatti è proprio questo il tema. Lui racconta la sua vita e vabbè, probabilmente lo fa con tutti, l'ho fatto altre volte, immagino, essendo un buon venditore, è una storia che ha raccontato, però parte da questa, che è la sua storia. Cioè quella, lui ha capito che non poteva limitarsi ad essere un puro venditore di prodotti finanziari quando un falegname con, come dice lui, calli sulle mani, non so se li avesse davvero, però comunque lui lo racconta, gli ha detto: guarda, ti affido 10 milioni, per me sono sostanzialmente la mia vita, il mio futuro. E lì lui ha capito che non poteva semplicemente dirgli vabbè, se te li prendo sono tutto contento. Lui ha capito che forse in quel momento, se invece di un fondo di investimento gli avesse venduto per esempio una polizza assicurativa, magari quel falegname avrebbe avuto un futuro più sereno, perché sapeva: mi succede qualcosa, la mia famiglia in qualche modo è coperta. Mentre con un fondo di investimento sì, poteva avere dei risultati, dei vantaggi, delle soddisfazioni, ma comunque nel tempo sicuramente meno, come si dice, precisi su, nel caso di un evento appunto nefasto. Quindi, allora cos'è successo? Lui da questo ha capito che il denaro serviva per mettersi al servizio, i prodotti finanziari andavano messi al servizio dei clienti, e da qui è nata poi alla fine l'idea, prima di Programma Italia, poi di Mediolanum, che ha portato appunto a un'idea di, per carità, guadagno, profitto, ci mancherebbe, il suo mestiere, ma con dietro qualcosa anche di, non voglio dire sociale, che poi alla fine, però qualcosa di umano, ecco, di un rapporto umano con il cliente che va oltre il puro rendimento. E tant'è che anche un'altra storia che racconta sempre volentieri è quella della storia di Lehman Brothers, in cui lui ha in qualche modo, meglio l'anno, risarcì i clienti che avevano perso tutto, insomma. E così come racconta in caso di terremoti, nel caso del terremoto appunto i clienti Mediolanum hanno addirittura un regalo a fondo perduto, un finanziamento a fondo perduto, un aiuto, i bancomat che vengono ridati con un camper che va nelle zone terremotate perché magari hai perso tutto, istituisce appunto il bancomat dove poter prelevare, perché uno ha
E quindi insomma, ecco, quindi, c'è un rapporto umano col denaro. Certo, quindi potremmo parlare in generale di una finanza che è quella di cui parliamo in questo numero, una finanza capace di rispondere alle esigenze reali delle persone. Esatto, che non solo per il guadagno per il guadagno, ma guadagnare per poi anche qualcos'altro. Tra l'altro in questa copertina ci suggerisce anche che nel numero si parla di un altro tema importante, che è quello del passaggio generazionale, in qualche modo. Mediolanum è forse un esempio, poi ci sono... Sì, Mediolanum è un esempio, ma... di solito come funziona, tanto non è una battuta ma è un po' la verità, le seconde generazioni non sono mai difficilmente sono all'altezza delle prime, mentre invece in questo caso Ennio, io ho grande rispetto, una grande ammirazione, perché ha veramente creato da niente un impero, lui faceva il bancario, insomma, ma il figlio Massimo ha comunque gli skill, come si direbbe in gergo, ma comunque i numeri, diciamolo più in italiano, i numeri di una persona in grado di raccogliere il testimone, ma non tanto per l'eredità, quanto per un concetto proprio di trasmissione di concetti e di valori e di un'esperienza che il padre intelligentemente ha fatto fare al figlio, un'esperienza che lui non aveva potuto fare perché lui aveva bisogno subito di lavorare, di produrre, era un signore che aveva bisogno di creare qualcosa, mentre il figlio ha avuto il tempo, l'occasione, l'opportunità di costruirsi, di formarsi, anzi di avere esperienze con persone anche diverse da Doris, dal padre, e quindi alla fine padre e figlio oggi si compensano. Domani, quando magari il padre andrà veramente in pensione, non credo ci andrà mai perché vista la sua vulcanicità credo sia impensionabile, ma comunque se un domani si ritirerà, andrà a pescare, e credo che Massimo sia veramente in grado di poter prendere in mano Mediolanum senza nessun minimo scossone, senza com'era bello quando, no? Come si fa, succede spesso nelle aziende, quindi credo sia una bella storia. Uh-huh. Le altre storie poi di questo servizio di copertina riguardano poi sempre un altro signore del denaro che è Foti di Fineco, riguardano un'altra società che invece investe proprio nel tema della famiglia eccetera, che è Tip di Tamburi, Giovanni Tamburi, perché lui gestisce i soldi, diciamo così, delle grandi famiglie italiane che investono in aziende italiane. Quindi, e questo è molto bello. Potremmo dire quindi grandi personaggi anche su questo numero di Forbes e soprattutto grandi storie di successo. Restando alla finanza, si è tenuta a Milano, a Palazzo Mezzanotte, la sede di Borsa Italiana, la premiazione dei Private Banking Awards, una manifestazione ideata da Blue Financial Communication di cui possiamo vedere alcune immagini. Eccoci in studio, abbiamo visto le belle immagini di questa serata e magari molti di voi si chiedono perché abbiamo deciso come Blue Financial Communication di fare una premiazione per i private banker italiani e internazionali. Sicuramente perché è un fenomeno in grandissima ascesa, questa non è la prima edizione del premio naturalmente, però è un fenomeno quello del risparmio intermediato attraverso figure come quella dei private banker, che sicuramente in Italia sta conoscendo una grandissima evoluzione e un grandissimo successo. Naturalmente parliamo di intermediari che si occupano appunto di allocare i risparmi, i grandi patrimoni, non i risparmi comuni, grandi patrimoni che, come sappiamo, in Italia sono molto importanti, ci sono tante famiglie in possesso di patrimoni elevati, e chi si occupa di allocarli in qualche modo sta conoscendo un grande successo. Ma non solo, perché non abbiamo premiato solo i private banker, ma abbiamo premiato tutti quegli operatori che in qualche modo orbitano attorno a questo mondo, pensiamo ai gestori di private equity piuttosto che ai gestori hedge, così come ai legali che sempre operano di supporto alle operazioni di cui abbiamo parlato, di private equity piuttosto che di investimento. Quindi tantissimi premi, 23, ma assolutamente giustificati. A questo punto invece vi proporrei un'intervista molto interessante che abbiamo fatto nell'ambito
del salone SRI, quindi quello dedicato agli investimenti sostenibili. In quest'ambito, in Bocconi, all'Università Bocconi, abbiamo incontrato Luca Mercalli, che è un climatologo, probabilmente il climatologo più famoso d'Italia, perché è anche un volto televisivo, quindi anche un grande divulgatore, e ascoltiamolo con attenzione perché dirà cose interessanti sia sul clima, che è la sua materia, sia sugli investimenti. Parlare di problemi ambientali a chi li conosce già e a chi già è sensibile, sì, serve a motivarli, ma non cambiamo il mondo. Abbiamo invece oggi bisogno di introdurre una forte consapevolezza sui problemi e i rischi ambientali proprio nell'ambiente dell'economia e della finanza, che per certi versi li ha creati. Li ha creati nei 50 anni precedenti con una crescita dirompente che non ha guardato ai limiti fisici del sistema nel quale viviamo, che è piccolo. Il pianeta Terra non è un posto molto grande e noi siamo diventati veramente tanti, 7 miliardi e 600 milioni. Siamo in un momento cruciale della nostra storia, ma storia di specie, non la storia del sussidiario, dell'intera specie Homo sapiens, 200.000 anni di presenza sul pianeta. Stiamo facendo collassare il sistema naturale che ci sostiene. Ecco che allora si impone oggi un cambiamento di rotta nell'economia. L'economia deve diventare sostenibile, deve consumare meno materie prime, le deve riciclare tutte per fare la minor quantità possibile di rifiuti e deve usare energia rinnovabile dal sole, dal vento, dall'acqua e non più dai combustibili fossili che sono la causa del cambiamento climatico. Pensiamo che la finanza possa avere una grande parte attiva spostando investimenti dai settori che creano danni ai settori che li risolvono. L'esempio classico è proprio quello del gigantesco settore delle combustibili fossili. Cominciare a non investire più su carbone, petrolio e gas e spostare invece su energia solare, energia eolica, efficienza energetica, un campo sterminato, cioè laddove abbiamo alta tecnologia per ridurre gli sprechi, per ridurre i consumi, è sicuramente un modo molto pratico e molto rapido, perché i mercati assumono immediatamente questi segnali e spostano quindi anche le risorse intellettuali, perché abbiamo bisogno di tantissima ricerca scientifica su questi nuovi settori. Ed eccoci di nuovo in studio, questa volta per parlare del volume 14 di Forbes. Alessandro, anche sul volume 14 si raggiorna l'appuntamento con i nostri under 30. Sì, questa volta tocca, diciamo così, con una sintesi ai giovani che fecero l'impresa, mutuato dai famosi cavalieri che fecero altrettanto. Qui si tratta, abbiamo selezionato 5 giovani che fanno appunto impresa, ma che fanno manifattura, costruiscono delle cose. E tra i 5 profili, io non dico i nomi come si diceva una volta per non fare pubblicità, ma ci sono due tipi di simpatici, cioè quelli che utilizzano i materiali tradizionali e lavorazioni tradizionali e hanno comunque successo, e chi invece si è gettato nei lavori più innovativi. Il caso è per esempio di alcuni giovani che stanno facendo calzature di grande qualità con ottimo successo, e invece di altri che stanno facendo prodotti con le famose stampanti 3D. Quindi si passa dal tradizionalissimo, come la calzatura e il calzolaio, nei mestieri più antichi del mondo, appunto alle stampanti 3D, che dovrebbe essere e sarà uno dei mestieri del futuro. E io ne approfitto di questo tuo aggancio sugli under 30 per collegare i due temi di oggi della nostra puntata, under 30 e finanza, perché a Londra abbiamo intervistato proprio un giovane italiano sotto i 30 anni che si occupa di finanza. Io sono Federico Oliva, un trentino di 29 anni che lavora nella City dal 2012. Dopo un'esperienza di studi all'estero, ho iniziato a lavorare in banca di investimento, dopo sono andato a Blackstone ed ora come ora sono director nell'hedge fund Your Capital, che è un hedge fund americano basato a New York, fondato nel 1991 e che oggi gestisce circa 20 miliardi di dollari globalmente. Io vengo da una famiglia normale a Trento, i miei genitori sono sempre stati, hanno sempre dato per scontato il fatto che io dovessi andare all'università, nonostante io sia il primo della mia famiglia che prosegue gli studi dopo le superiori,
e questo mi ha dato sempre una motivazione, perché per loro è stato anche un sacrificio mandarmi a studiare fuori dalla città natale. Allora, dopo Oxford ho avuto un periodo un attimino difficile, non dico difficile, un po' challenging, questo può anche essere interessante, perché uno dice: hai avuto un percorso di studi abbastanza eccellenza, come mai questo periodo challenge? Beh, perché prima brutalmente non avevo proprio lavorato in ambiti rilevanti, avevo lavorato al centro Life con i bambini, che comunque è un lavoro che richiede un certo stress, insomma, devi essere bravo, devi gestire delle situazioni inaspettate. E ovviamente io cercavo di dirlo ai prospective employers: guardate che comunque quello che ho fatto può sembrare che non sia relevant, ma in realtà lo è, mi aiuta ad essere efficiente ed efficace in alcune situazioni. E quindi dopo Oxford, comunque, già entrare nel mondo della finanza Morgan Stanley per me era stato un sogno, e finalmente sono riuscito a compiere quello che volevo. Allora, secondo me, per riuscire nella vita ci vuole un attimino una formula magica che essenzialmente si basa su due ingredienti principali. Il primo è una predisposizione al duro lavoro abbastanza importante, perché senza duro lavoro non si raggiunge niente, e l'esperienza che ho avuto ne è appunto una prova. Perché? Io sono una persona normalissima, ovviamente la cosa che, diciamo, mi ha contraddistinto di più rispetto probabilmente ad alcuni dei miei peers è stata la determinazione forte che ho sempre avuto, e nel campo accademico durante i miei studi universitari, sottolineo solamente, e nell'ambito lavorativo. E dopo c'è il secondo elemento, ed è l'elemento, il fattore C, la fortuna. Io avevo raggiunto il livello di saturazione massima a Blackstone e ho deciso di andarmene proprio nel momento in cui Your Capital era potenzialmente alla ricerca di un nuovo investment professional. Quindi la fortuna deve esserci, devi essere al posto giusto e devi anche avere la voglia e il coraggio di acchiapparla. E torniamo da Londra per continuare a parlare di Londra e degli italiani nella capitale britannica, sì, giusto? Sì, e lo facciamo con la nostra nuova rubrica Asset and the City, mutuata da sicuramente dalla più famosa serie televisiva Sex and the City. Lì il palcoscenico era la magica New York, qui invece la nostra magica Londra, dove ci sono appunto tanti italiani e che andremo a sentire con la nostra inviata nella City, no? Esattamente, e lo faremo con la nostra Angela Antitommaso. Vediamo con un assaggio di questo nuovo format direttamente dalla City. Benvenuti, oggi con noi Andrea Iannelli, Investment Director, Fixing Confidelity International. Andrea, ci può parlare un po' di lei? Mi fa capire un pochino com'è stata la sua carriera, come si arriva ad essere Investment Director a Londra per una società come Fidelity? È una domanda non ovvia. Sicuramente è stato un percorso che non è, almeno io non ho cominciato a Fidelity. Sono partito dal Molise in direzione Londra nel 2001. Sono venuto a studiare qui a Londra, all'università. Sono stato all'anno Metropolitan, poi all'anno School of Economics, Economia e Finanza. E poi ho fatto, come molti italiani che hanno seguito un percorso simile, esperienze nell'ambito dell'investment banking, nell'ambito del trading di valute, di tassi, prima a Goldman Sachs e poi a Barclays Bank. Dopo questa fase nell'ambito dell'investment banking e dei mercati, sono passato a Fidelity International nel 2015 con un ruolo di Investment Director. Il mio ruolo è quello di rappresentare il team di gestione obbligazionario di Fidelity International, team che gestisce circa 80 miliardi di dollari di masse in fondi comuni, un po' su tutte le asset classes obbligazionarie, quindi emerging markets, credito, investment grade, e rappresento il team anche nei rapporti con la clientela istituzionale e retail, wholesale, fondi di fondi e quant'altro, con l'obiettivo anche di aiutare i nostri clienti nella scelta delle soluzioni di investimento che noi possiamo gestire per loro conto, che siano più adatte alle loro esigenze.
Andrea, quale vantaggio competitivo secondo lei può vantare un italiano che si trova proprio a lavorare in un contesto estero come quello londinese? Noi italiani ci distinguiamo forse per la, come lei viene definita, emotional intelligence, no? La capacità di rapportarci con le persone. Siamo delle persone tendenzialmente solari che sappiamo interagire con gli altri. Alcuni ci dicono che forse facciamo un po' troppo casino a volte, però comunque è qualcosa che sicuramente, soprattutto quando ci sono, soprattutto in ruoli dove si deve avere a che fare con, si interagisce con clienti, ma anche internamente ad una società, queste sono qualità che possono aiutare sicuramente. Quali sono, secondo lei, i principali vantaggi di una carriera internazionale per un giovane, soprattutto per un giovane italiano, visto che lei è venuto comunque in Gran Bretagna molto giovane proprio per studiare? Londra è una città che è un piccolo microcosmo, no? Ci sono tante nazionalità, persone con il background più disparati che si incontrano in quello che viene definito come un melting pot, un minestrone di culture, di razze, di idee, di energia, e questo è qualcosa che a mio avviso da un punto di vista formativo non può essere che utile per uno studente, per un giovane che volesse decidere di allargare un pochino i propri orizzonti e comunque esporsi a vari modi di pensare, di guardare al mondo. Poi chiaramente la City in particolar modo ti inculca un modo di fare le cose comunque basato sull'efficienza, sulla voglia di comunque fare le cose in maniera fatte per bene. E questo è qualcosa che comunque è trasferibile come skill set, come qualità. Ecco, e pensa un giorno di rientrare in Italia a lavorare, porterà queste qualità, queste skills nel nostro paese, oppure pensa di rimanere qui per quanto riguarda la sua carriera? Non mettiamo limiti alla provvidenza, dovrò parlarne con mia moglie, però chiaramente non voglio far piani al momento, sono felice nel mio ruolo a Fidelity International, e poi comunque nel mio ruolo viaggio spesso e volentieri in Italia, quindi riesco comunque ad avere la mia dose di Italia periodica, una volta almeno una volta al mese sono comunque nel nostro paese. Quindi non manca più di tanto l'Italia. Crede ancora nell'Italia però come paese, nonostante tutti quelli che sono stati gli sballottamenti nell'ultimo periodo, forse degli ultimi anni, potremmo dire. Ma l'Italia è un paese dove l'Italia è, a mio avviso, il paese più bello del mondo. Questo non si può negare. Ma soprattutto è una, al di là di quello che uno legge sui giornali o che magari una persona può dedurre dal mercato che punisce i BTP, comunque l'Italia rimane un paese dove c'è tanto tanto talento, c'è tanta tanta voglia di fare, di realizzarsi, di crearsi una strada, di farsi una strada, e c'è tanta energia che va chiaramente incanalata nella maniera giusta. Secondo me questo è qualcosa che pochi paesi hanno e che molti paesi ci invidiano. Quindi una volta organizzate alcune parti del paese nella maniera più giusta, sicuramente c'è spazio per crescere in maniera giusta, solida, perché comunque le risorse umane ci sono, ce ne sono in abbondanza. E la voglia di fare pure. Assolutamente. Quello sicuramente. Andrea, grazie per essere stato con noi. Andrea Iannelli, Investment Director Fixing of Fidelity International. Grazie per averci seguito. Grazie Andrea. Grazie a voi.
Anche questa puntata quindi abbiamo conosciuto qualcosa in più del mondo Forbes e soprattutto conosciuto con Alessandro Rossi qualcosa in più del numero dell'edizione 14 di Forbes. Con questo io saluto Alessandro Rossi. Grazie, alla prossima. E rimando voi alla prossima puntata di Forbes Leader. Asset and the City, i protagonisti della finanza, ogni giovedì alle 21 su Rete Economy.